Ciao! In questo video vi racconto noi Slim Dogs che in una settimana realizziamo un cortometraggio senza l'aiuto di Adriano Santucci, il nostro producer. Questo è il teaser del corto. Adriano? Sì? Vieni con me. Sì, posso andare via. Devo andare via? Devi andare via. Se vuoi puoi portarti il computer se ti serve. Dove? Via, devi andare via. Questa settimana tu non sarai con noi. Dove vado? Esci. Ma c'è freddo, pioggia. Vai, c'è un bel sole fuori, vai. Ci vediamo tra un po'. Ma che devo fare? Ciao. Per questa produzione Adriano sarà sostituito da quest'app. Si chiama Buddy Bank e capirete tra poco come fa un'app a sostituire Adriano Santucci. Ora iniziamo col corto perché siamo già in ritardo. La prima fase essenziale per un cortometraggio è quella della creatività. Quindi adesso io, Marco e Mauro ci mettiamo seduti lì e facciamo una fantastica sessione di brainstorming. Molto bene! Siamo, abbiamo l'idea. Adesso Marco e Mauro scriveranno la sceneggiatura e poi si passa alla fase organizzativa. Martedì. Oggi è il secondo giorno e si entra nella seconda fase di questo progetto, la pre-produzione. Di solito di questa seconda fase se ne occupa Adriano, il producer, ma noi lo abbiamo mandato a casa e quindi oggi se ne occuperà Buddy Bank. Benedetta, mi aiuti a spiegare ai nostri amici a casa come Buddy Bank può sostituire Adriano? Amica, che succede? Buddy Bank cos'è? È un'applicazione. No, è il nuovo modello di banca Unicredit. È il nuovo modello di banca Unicredit. Poi? Come poi? Andiamo avanti. Che funzioni c'ha? Che funzioni ha? Oltre tutte le funzioni dei normali conti. Ha anche altre funzioni. No, tipo... Questa doveva essere la parentesi del video in cui lei ci spiegava perfettamente che cos'è Buddy Bank. Buddy Bank è il nuovo modello di banca di Unicredit che ha attive le stesse funzioni dei conti normali, bonifici, ricariche telefoniche, ma in più ha un modulo che si chiama modulo Love, che ha il concierge lifestyle attivo 24 ore su 24. Ci aiuterà su questo corto al posto di Adriano Santucci. Pazzesco! Ma ti prego, fammi vedere come funziona, dai! Allora, sto organizzando i pranzi per le prossime riprese. Anziché chiederlo ad Adriano Santucci, utilizzo l'app di Buddy Bank. Apro l'applicazione, clicco la B e parlo con l'assistente. Ciao, sono Benedetta. Mi servono 15 cestini per il set di domani. Puoi aiutarmi? In quale città ti servono questi cestini pranzo? Perché ora 12:30. Avete delle preferenze di cibo? Sushi. Sushi sul set. Ma che fatti i sordi? Oh, non c'è Adriano, potevo pigliare il cibo che ci pare. Primo pasta. Un contorno. Frutta e dolce. Della frutta. E dolce. E il dolce. Oh, troppe cose. No, oh, io voglio il dolce. No, non puoi, sono io l'ha detto. Molto bello, Mauro. Tu sarai il grande regista di quest'opera. Gigantesco. Vieni, parliamo di regia e di cose. Prendiamo un caffè della regia. Adesso. Il corto che stiamo per girare è un corto action, come quelli che piacciono molto a Mauro. Il problema è che per fare questa cosa vorrei contattare il mio stuntman e fight choreographer di fiducia. Il problema è che lui non sta qui, ma è nel regno della cotoletta, su a Milano. Lo stuntman è a Milano, quindi bisogna di nuovo usare Buddy Bank Adriano. Benedetta, dobbiamo prenotare un treno da Milano a Roma. Va bene. Vai, ciao, sono Benedetta. Ciao. Mi servirebbe un treno per uno stuntman che è completamente pazzo e che si lancerà contro le pareti con incredibile violenza. Forse non è necessario scrivergli tutta questa roba. Vabbè, fai te. Mentre si continua a organizzare tutta questa questione di treni, spostamenti e logistica, io dichiaro chiusa questa seconda giornata e si passa a domani. Prove generali. Momento delle prove tecniche per le coreografie. Mauro è con i nostri due stuntman. Perfetto, già si minano. Tiro su per i capelli. Va bene, a prendere grezzissimo. Per il coppino, poi sceglie il coppino. Salgo su. È la fase in cui si decide come si fanno male. Sarà interessante capire come faranno a fare questa cosa su una scaletta larga così. Devi meditare tutto alla perfezione. Cioè hai troppa paura di farmi male, di fare male. Però loro sono bravi, enormi. Vai.
Per quanto faccia freddo, un vero professionista si toglie sempre la giacca, anche se ci sono meno 3 gradi. Michael è completamente impazzito, parla in inglese da 2 giorni. We charge everything in that spot. I prepare you the ciabatta. What's the English for ciabatta? Power cord with a lot of holes for cutting your... Buona per me. Ed è... azione! Abbiamo il tempo che ci insegue. Io non penso che lui arrivi a fine giornata. Oggi lo perdiamo. F2, 4, seconda. Stiamo già delle cose estremamente fighe. Siamo come al solito in ritardo, ma quello è fisiologico. 3, 2, 1, azione! È finita questa giornata di riprese. C'è un tramonto incredibile. Ed è andato tutto bene. Era da tanto che non sentivo questa serenità. Cioè abbiamo finito di corsa ma in orario. Bene, adesso io lascerò loro al montaggio. E quindi timelapse. Molto bene, il corto è pronto. E quindi adesso buona visione.
De Luca? Prego. Quindi spero che il corto vi sia piaciuto, grazie a Buddy Bank per averci supportato in questa produzione e adesso è il grande momento di far tornare Adriano Santucci e la Slim Dog. Passata una settimana. Sei felice di essere tornato? Non mi sento molto bene. Beh, a questo punto credo sia necessario far chiudere questo video a Benedetta. Ormai il canale sta diventando suo. Io me ne vado, ti lascio sola. Prima di chiudere, volevo ricordarvi una cosa. Se vi iscrivete a Buddy Bank entro il 1° maggio, potrete ricevere gli AirPods in regalo. Basta spendere poco più di 300 euro al mese nei primi 90 giorni tramite Apple Pay. Comunque troverete maggiori informazioni nel link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, lasciate like, condividete e vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ma sei proprio concluso bene. Se volete che Benedetta concluda tutti i video della settimana, mettete like. Così io me ne vado dal canale piano piano e lo lascio a lei.